persona con grande gelatina. Eccomi arrivato. Ma... esatto, sto dicendo, roba nascosta che non sia gelatina non ce n'è. Vabbè, noi ce la prendiamo lo stesso perché siamo contenti così. Vediamo se riesco a colpire quel nemico di nascosto. Mi sa tanto di no. Esatto. E allora niente. Ecco qua. Becca di questo. Ok, eccomi arrivato. Prossima zona con una limousine che sta scappando. Move it! In this scene, your nemesis tried to rob a bank and left nothing but chaos. Ho visto. Innocent bystanders got stuck in the ground and need their hero. Believe it or not, that's it. Save them before the time runs out. No, a tempo, per favore. No, no. Porca miseria, le prove a tempo, no. Come faccio a liberarli? Ah, ok. Devo trovarli. Ecco qua. Ma io non posso tipo tagliare, no, eh. Libedabeduia. Looks like some kind of animal dug these holes. To do what? Hide nuts for winter? Dov'è la gente? Dov'è la gente? Ecco fatto, sei libero. Aspetta che arrivo. C'è qualcun altro? Sembrerebbe di no, allora. Hey, thanks for saving me. Let's do this again sometime. Aia! Dove devo andare? Ah, eccoti, scusami. Ne mancano ancora due. Ma io? Ma di qua non passo? No, eh. Dov'è, dov'è, dov'è? Da quella parte? Ma non c'è niente lì. Forse devo andare da questa parte. Ok, vai, 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 vai. Ok, c'è un altro qui, c'è un altro. Ecco qua, sei libero. Sì, 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 arrivo, arrivo. Okay. Dov'è l'ultimo? C'ha ragione. Dov'è l'ultimo? Credo da quella parte. Becca di questo. Becca di questo. Questo. E anche l'ultimo è libero. Fatto. Certo che neanche a dirti dove si trovano. Ok, andiamo nelle fogne. Esattamente come in Bloodborne. Qua, ovviamente, dobbiamo sbrigarci perché sennò crolla tutto. Eccomi qua. Grazie. E non c'era nessun maiale gigante che era pronto a morderci. Di nuovo? Ma porca miseria. Ah, va bene, va bene. Scusami, devo passare fra. Sono pure ralenti. Sono fortissimo. Andare così lento mi destabilizza tutto quanto. Ecco qua. Karate King. Raggiungi il parcheggio. Per fare a botte? Allora, Cassandra. Don't go method on me and disappear into your character. Remember why you're there. To get me more jelly. Certo, come no? Don't you mean to save Sandy? Right, of course. And also to save your squirrel friend. Squirrel friend. Eccoci nel parcheggio. If you want to convince my audience that you're the real Karate King, you have to be. No, ti prego, altra prova a tempo. Or was it a cheetah? Whatever. Hop into the red boat and chase. Ah, ok, no, prova di guida. I don't have a driver's license. Throw your squishy bottom on some vehicle you're allowed to drive and get on. No, di nuovo il cavallo. C'è una moneta d'oro, aspetta. Uno. Due. Con calma. Fai attenzione a non cadere, mi raccomando. Ecco qua. Monetina d'oro. No, mi dispiace, Patrick. Grazie dell'altra gelatina grossa. Questo primo pezzo, ahia che male. Ce lo dobbiamo fare a piedi, esatto, trovare il mezzo giusto.
Madonna mia, è di una comodità incredibile fare sto calcio volante. Si avvicina in un secondo ai nemici lontani. Ok, però questo mi confonde ogni volta. Ok. Vieni fuori. Ecco di questo. Ho bisogno di un paio di mutande. Ecco di questo calcio volante e muori. Oh, grazie del paio di mutande. Fammi indovinare, c'è un cavallo qua dentro? Sì, eccolo lì. Ah, posso anche scegliere. No, ti prego. Posso anche scegliere. No, no, dai, per favore. It shall not pass. Qualcosa mi dice che devo scegliere solo fra questi due. E allora me lo prendo io. E allora niente. Comfortable seat. No slip pedals. Definitely has the cool factor. This is my ride, baby. Certo. È esattamente quello che tutti speravano che non scegliessi. All the danger is real and we've taken no safety precautions to up the drama. Ma porca troia. Va in automatico. Ah, è una di quelle sequenze. Tu vai sulla destra e a sinistra e il resto fa il gioco, eh. Fa vedere? Salto con il monociclo. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto, gioco? Ok, però come faccio a... Forse devo tenere premuto? Sì, ho sbagliato io. Forse era meglio leggere invece che fare il saccente di sto paio di balle. Ecco fatto. Perché io ho dato per scontato, sai, devi saltare, fine. Ma io posso tipo... Fa vedere? No. Pensavo di poter tipo, sai, sulle cavolo di... Come si chiama? Di limousine potergli almeno andare sopra. E invece no. Vabbè, ma ste parti qua sono facili. Ok, quindi prendo danno se mi... Metto anche sopra la limousine, d'accordo. Ma se io vado di qua? Ah, ok, c'è il gioco che va da solo. Ok, allora aspetta. I wanna bang the gongs! Looks like we need to bang them in a specific order. Karate kick those gongs! No! Ma porca. Uno. No! Allora, uno. Due. Ma perché vai da quella sbagliata? Uno. Ancora. Allora, uno. Due. Tre. Quattro. Era una cavolata. Ci abbiamo messo più del dovuto per niente. Ma il mio monociclo che fine ha fatto? Ok, eccola qua. Si è schiantata. Ok, ecco qua. Scusami. Ecco fatto. Facile facile. Ma io posso... No? No, direi proprio di no. Ecco fatto. Andati. Oh no, quel mostro sta dando fastidio a una persona lì in mezzo. Ma questo? A citizen in need. Karate Bob to the rescue. Karate Bob. Allora, ecco, lo immaginavo. Dammi un attimo. Aia. Becca di questo, scemo. Madonna mia, il calcio karate comunque best abilità fino ad ora. Oh, ma non importa quanto tu sei distante, l'urlo di quello lì ti prende sempre. Già, preso. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco fatto. Dobbiamo eliminare l'amico grosso. Ecco fatto, meno male che eravamo già attaccati a lui. Forza bello, vieni. A
aspetta che arrivo. Sono incastrato. Non riuscivo più a muovermi. Aia. Troppo vicino questa volta. Beccati questo. Forza bello, forza. Fatto. Sti nemici qua sono più semplici degli altri in realtà. I thought this film would be a train wreck, but the director went all out. Those jelly extras were very convincingly beating me up. Ma dai, poverino. Well, we thespians do take our jobs pretty. And his choice for the villain? Wow, I just caught a glimpse. That's a wild animal if ever I've seen one. Chissà chi è. This Zen garden is so calming. Ah, oh, you said it. Whoa! Go Zen garden! Listen, you talking cheese. Duh. You're not getting paid an exposure for chit-chat. If you want to convince my audience you're the real Karate King, you better show them some impressive acrobatics. Now, run across the roofs of the skyscraper to get into your nemesis fortress. Okay. Can I just use the elevator? No. No. Ecco. Ti pareva. Allora. Iniziamo la nostra scalata al potere. Una moneta d'oro. Come ci arrivo là? Forse, vediamo, posso fare il giro per lungo. Ok, calmo. Vai da questa parte. Ecco qua. Una serie di acrobazie incredibili. La mia moneta. Ma porca, tutto quanto è magnetico tranne quello, fantastico. Presa questo giro, meno male. Ok, ora possiamo proseguire per davvero. Dobbiamo quindi salire sui tetti, eh. E allora, iniziamo la nostra scalata. Questa zona mi ricorda, mentre saliamo sui tetti, la zona di Battle for Bikini Bottom della città, quando anche lì dovevamo continuamente saltare da un punto all'altro e salire sui tetti. Vabbè, ma così è facile, cioè nel senso non è che c'è un vero e proprio... Fa vedere. Ok, qua c'è un amo, quindi questa è una zona... Part of being a stuntman is performing daring chases over city rooftops. Uh-huh. You should try to beat your best time. It would look great on your reel. Peccato non averla ancora l'abilità adatta. What a... Oh, tartar sauce. It would have been great if the elevator was working. Well, it probably facile. Was working. Ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo. Ecco qua. Aspettami. Ecco fatto. Aspetta, mi sembra di aver visto qualcosa. Me lo sono immaginato? Può essere che me lo sia immaginato. Kaboom. Andato. Tanto abbiamo anche l'obiettivo uccidi i nemici con le cose ambientali, quindi. Aspettami, aspettami. Ecco fatto. Scusami. Mi sembrava di aver sentito un nemico, invece no. Arrivo. Meno male. Ok, io proseguo intanto. Ah, boom. Vediamo se ci arriva l'esplosione. Non ci è arrivata, peccato. Peccati questo. E io. Vado. Di sotto. Ecco dove vado. Ok. Basta non guardare in base. Hai proprio ragione. Peccato che molto spesso ci finiamo in basso. Ma secondo me ci arriverei anche senza questo. Sto giro, eh. Wada, wada, addio. Madonna mia, davvero troppo potente il calcio. Se si potesse anche potenziare, cioè ci fossero potenziamenti tipo il calcio volante fa ancora più danno, una roba del genere, diventerebbe in assoluto il mio attacco migliore. Chissà cosa dobbiamo fare qui, eh. È un wall jump un po' grezzo questo, eh. Allora, ha comunque il suo perché, dai. È particolare, non è il solito wall jump tipo al Super Mario. Madonna mia, quanta luce però. Fatto, facile. Però questa me la prendo, grazie. Questo qui. Vieni qui. Preso.
Resta lì, resta lì. Perfetto. Che mi tocca farli questi obiettivi. Dove dobbiamo andare? Da questa parte. Resta lì, palloncino, resta lì. Bravo. Eccomi qua. Fatto. Uno, due. Sai che per un attimo... Esatto, speravo di buttarlo di sotto. No. Continuo a confondere i tasti e continuo a fare cerchio quando devo fare invece R1. Beccati questo. Ui. Non ci arriviamo lì? Credo di saperlo, aspetta. Non l'ho capito. Lo sapevo. Lo sapevo che lo diceva. Lo sapevo. Io qua ci avrei nascosto una moneta o qualcosa. Ecco fatto, grazie. Che poi non è che ne abbiamo guadagnato chissà quanti di gelatine qui, Ma se io tipo vado a importunare il tipo qua? Se tipo vado a disturbarlo, che succede? Ciao! Ok, ok, calmo, calmo, calmo. Dammela! Ok, grazie. Dio mio! L'ha lanciata in cielo, esatto. Ora cadono palle di... Non sappiamo neanche cos'è, guarda. Onestamente, se rispetta... L'idea dell'altro gioco è salsa tartara. Ecco qua. Di nuovo. Ok. Aspetta che ci arrivo, aspetta che ci arrivo. Eccomi qua. Ma si rialza per caso? No, sì, sì, si rialza, si rialza. What do you think they're making with all these cranes? Bella domanda. I'm thinking pasta? Pasta. Le buste, le paste. Guarda, non rischio la vita per prendere un paio di punti extra, onesto. Ma sai che... Ma chi se ne frega, saltiamolo questo. Cioè, onestamente non è che sono obbligato a farli. Tipo... Addio. Guarda, ci speravo che si risvegliassero per cadere di sotto quei due. Ok, eccomi che arrivo, non muoverti, non muoverti, grazie. E ora aspettiamo che si rialza. Ed eccoci finalmente arrivati in cima. Eccomi qua, maestro di karate. Sono venuto a combatterti. Chissà chi era, che sorpresa. Oh, look, it's Sandy. I mean... Oh, look, Sandy! Well, if that ain't the sponge they call Bob and his biggest Dallas balloonatic partner Patty stepping through my door! Actually, we came out through the door! Is that right? Well, you'll be leaving through the floor, cause I'm in a mood, and my mood is karate! No, dai! Nobody watches a film for the dialogue! My audience demands colors and motion converging into visual conflict! We need crash, boom, bang! Not yap, yap, yap! Throw out the stupid script! E ora fate a botte! And action! Ok, Sandy. I'm feeling better already! Ok... Forza bella! Ok. Ma perché non l'ha presa? Forza Sandy bella! Ma perché non mi fa le rotolate? Ok, a sto giro l'ha presa. Io vado un attimo. A ricaricarmi. Grazie. Ecco, fatto. Ancora qualcuno? Ok, questa volta è laterale. Non è stata una grande idea ridere. Che male. Ok, non devo andargli sopra. O forse sì. No, a quanto pare no. Forza Sandy.
Ecco fatto. Ne manca solo una. Altro trofeo sbloccato. Aspettami qui. Oh, che male. Ecco fatto. Ok. No, i bodyguard. Porca miseria. Uff. Ok. Una cura o due non farebbe male, sai? Ma porca miseria, ogni volta. Non riesco mai a fare la rotolata quando fa lei il giro. È il momento di tornare a casa, gente. SpongeBob! Did that explosion give you a concussion? You remember to sign the waiver, right? I never thought you'd pull it off. But that was actually fantastic! I can already see the sequel. Nay, the trilogy. Let's start shooting immediately! Light, camera, sound! From the top, people! And... Certo! Action! Si torna a casa! Beh, c'è ancora un po'. Ok, stavo dicendo, c'è ancora un po' di gelatina. Thanks for helping me out, SpongeBob! Di nulla. No problem, Sandy, but there's still a lot to make right again. Quello è vero. I'm glad Sandy and her weird house came back. La sua strana casa. Ma porca miseria, pure i nemici sono apparsi ora. Cassandra will help. She's the most trustworthy person we know. Eh già.